siamo pronti per questa sfida amichevole, perché naturalmente io e Vincenzo siamo amici, quindi oggi si fa un confronto a un pesce che normalmente noi peschiamo poco, è un pesce invece di cui facciamo, diciamo, la nostra attività principale. Diciamo che è il pesce della nostra vita, dai, sì, alla fine. Certo, è quello che ci ha fatto poi fare... Il black bass. Il black bass. Comunque oggi, visto il periodo, visto la giornata nuvolosa, c'è stata questa grossa perturbazione, luci oggi si spera siano parecchio attivi. Stamattina era il tempo, come si dice, da luci. Non sì. Nebbioso. Allora, si parte per questa sfida, si fa una monetina. Uno parte da una parte, parte destra, uno dalla parte sinistra. Tanto il lago è... quadrato, poi tra due ore ci si trova dall'altra parte e ci si scambia. E ci scambiamo, vai. Si fa chi prende più pesci, sia come lucci, sia come black, e poi vale anche il big di entrambi le specie. Ok. Abbiamo i walkman. Quindi ci possiamo sentire. Ci possiamo sentire, dici come sta andando. Ti posso dare anche dei suggerimenti. Dici le esche, come sempre. Certo. Ci penso io. Dai, si parte, si fa testa o croce. A testa, dai. Croce. Sei sicuro? No, è testa. È testa? Certo. Ma io ci ho provato. Non l'ho già pregato. No, l'ho visto sta così, pensavo fosse una croce, capito? La croce è di là. Vai. È una bella vecchia moneta, ci voleva. Scegli, vedere. Scegli, dai. Allora, dura, eh. Io lo sapevo. Era meglio se non sceglievo. Perché ora scegliere. Tu c'hai la responsabilità. Una bella responsabilità. Guardiamo se t'hai fatto resci nella scelta. Intanto tu l'hai bella avuto. È nebbioso, il sole si sta alzando ora. Destra. Prima di partire di solito si fanno un fondo ringraziamenti, però mi sento davvero perché li ho disturbati proprio per questo permesso, perché l'abbiamo spostato di qualche giorno per colpa del meteo, e l'Enel è stato veramente gentile, l'ingegner Teloni e il signor Leprai sono stati veramente unici. Ringraziamo tutta l'Enel per questi permessi che ci danno e si va a pescare. Andiamo, Vinci. Okay. Facciamo la prova audio. Prova un po' te. Franco, Franco. Funziona? Vincenzo, mi senti? Va. Siamo a posto. A questo punto ci posso rimane dire le bischerate che voglio a questo punto. Attenzione perché c'è le riprese. Vai. In bocca. Andiamo a pesca, dai. In bocca il lupo. Vai, Vinci. Allora, pronti, attenti, via! Ciao Franco, ciao, ci si vede dopo! Ci si vede tra un po'! Mi raccomando, fare come è il tuo solito! Prima avevo una mangiata su questo albero qui, ero con il cavetto, l'ho slamato, ero con uno shad grosso, ma mi sembrava un bass. Proviamo, gli si prova la febbre, se ora si è riposizionato e è più tranquillo. Se ho un luccio ho sbagliato approccio perché sono senza finale, ma mi sembrava proprio un bass. Allora, ho provato con l'esca finesse, ma non ha concluso. Ah, vediamo, provo con jig, che va bene per entrambi. Questo ce l'ho con il finale. Ho messo un jig, diciamo, un colore Alabama Crow, cioè l'arancione, c'è cioè il green pumping. Un jig da tre quarti, un gamera. Andiamo a mettere il trailer. A questo punto metto un'eschina favolosa, nuova.
della linea Heracles Softbait Bot Catch Buzzy Bug, è un'esca di queste due appendici che fanno molto movimento nell'acqua. Ho anche accorciato un attimino lo skirt del jig proprio per non andare a interferire, siccome è un'esca abbastanza compatta, proprio per non andare a interferire nelle chele dell'artificiale. Ma dove si sono messi? Cioè Franco sta facendo lo scalino, ancora riesco a vederlo. Non so perché è andato dietro alla barca, me la racconta giusta, lui di solito non si muove tanto in barca, ma quando si muove... Franco, mi senti? Franco, mi senti? Mi puoi rispondere per favore? Ci sono, dimmi. Ho una richiesta da farti. Giratevi qua. Dimmi, dimmi. Quando arrivi sulla secca, visto che il punto GPS l'abbiamo marcato insieme, sì, metto la boa, visto che la secca te l'ho fatta conoscere io, ci puoi lasciare una boa? Sì, ce la lascio, tranquillo. Grazie, sei un amico. Sicuramente stai attento perché non sarai il posto giusto. Vabbè, ma almeno lo provo. Scherzo, tranquillo, ci si trova lì e si pesca insieme. Basse, basse, la bomba che basse ho preso, bellissimo, lo sapevo che ero basse, ragazzi, c'è poco da fare, grande, bello, vieni dai babbo, vieni. Ho insistito ma alla fine il ragazzo è venuto fuori, prima l'avevo padellato, pensavo non mi rimangiasse, invece gnam, jig e left tail. Vince, la sfida ai bass è a one. Un chilo e sei. È bel jerk. Una bella caratteristica questo jerk. Un jerk flat. Precisamente stretto e il corpo abbastanza largo. Due lanci. Purtroppo io quando sento odore di bass un reggo, però due lanci con le nuove canne disegnate con Xavier Vella, un aiuto di Luca Mancini, sono tutti i ragazzi dello staff che ho fatto questa nuova serie di canne, le UGXX, che sono sia una per il siluro che per il luccio. Queste sono veramente canne di ultima generazione con carboni particolari, resine. Picchia! Picchia! Sembra un bel pesce, ragazzi! Dove vai? Aspetta, mi devo... mi sono spostato. È un luccio. Ah, un luccio piccolo, no. Nulla di che. Scusate, ma è il primo della giornata e... mi sono fatto un po' prendere. Vieni, vieni. Vieni ciccio che ti slamo. Mettiamo fuori l'esca. Ecco, lucettino. Chilo e mezzo. Barra 2. Vale come un luccio, no? Uno. Sto provando con le esche di reazione, proprio nulla. Le uniche mangiate che ho avuto, tutte sui jig e uno sullo shad. Comunque in totale ho avuto 4 mangiate. Magari è buono dopo nel pomeriggio, dai, vediamo. Vai Vince, a tra un po'. Ciao, ciao. Ciao Franco.
Lucetto. I guanti in neoprene, non scivola, non si fa male, non si sciupa. Ciao. Sei in ritardo, squalificato, il punto è questo, Non fare il furbo, rispondi. Sto rispondendo, dimmi. No, te stai pescando, è diverso. Cioè, la telecamera ti sta riprendendo, Mi puoi prendere quanto vuole, ma siamo con due motori accesi. Aspetto qua, vai, intanto moto sulla riva. Il primo round, dai, non è andato malissimo. Un paio di pesci persi, uno sembrava veramente bello. Poi un paio di lucciotti piccoli, un bel bass. Ora sono sulla parte che di solito rende un capellino meno, Vincenzo invece sulla parte che secondo me c'è pesce, perché ho avuto appunto visto diversi pesci, ho avuto queste mangiate un po' subdole perché il pesce è fermo, perché stamani mattina era 2 gradi, quindi il pesce si è fermato, ora si è alzata la temperatura, secondo me potrebbe farmi nero, però vediamo, di qua non è detto, è sempre una bella sponda, si prova e si starà a vedere, e anche se sono in vantaggio c'è da stare molto attenti, perché Vincenzo è un osso duro, non molla mai fino all'ultimo minuto. Questo è un grande pregio, perché quando si fa competizioni che siano amichevoli, che siano proprio a livello federale, lui è una persona che anche quando ci sono problemi non molla mai. Anche io, su quello ci troviamo molto d'accordo, quindi la sfida è aperta fino all'ultimo minuto. Allora, siamo arrivati al giro di boa, è mezzogiorno, siamo al punto di ritrovo. E devo essere sincero, la mattinata almeno per me non è andata molto bene. Ho preso soltanto un luccio tra l'altro piccolo, un paio di chili, e un luccettino ancora più piccolo slamato sotto la barca. Franco non so se mi dice la verità o me lo dice solo per mettermi pressione, ma sembra che ha preso almeno 2 lucci e un bel bass da 1,6 kg. Ma ora, come si è detto, si inizia a vedere, speriamo di vedere qualche risultato sulla tattica che ho fatto, cioè ho fatto la zona peggiore la mattina per ora andare nel pomeriggio nella zona migliore, visto che ora c'è anche il sole alto, l'acqua, la temperatura si è riscaldata anche la temperatura dell'acqua, ho buone aspettative, quindi dai, partiamo e andiamo subito in pesca. Bello, 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 bello. Detto, va in terra, ragazzi. Altro lucetto, dai. Vai. Nonostante il meteo sembra da attività, questo pesce è dentro le strutture fermo. Ho provato un po' un spinner bite con shad in velocità, niente. È il primo albero che mi sono rifermato un'altra volta pescando dentro, subito. Quindi vuol dire che il pesce ancora è posizionato all'interno delle strutture fermo. Se gli si passa davanti nel momento giusto mangia, se no. Speriamo si muova più tardi, dai. Ancora siamo a mezza giornata, il tempo è bello però. Mangiata tipo bass.
Comunque per la gara vale 2. Sposta da qui. A parte io ora vi dico la verità, mi sono messo un jig apposta per i bus, non vorrei fermare, però vabbè, via, lo rilascio. Va bene, siamo a 3. Va bene. Per la sfida valga. Però ci vuole big, ci vuole un big, capito? Ci vuole un big luccio, un big pie. Come va? Un po' meglio. Quanti ne ha presi? No, ne ho rifatti 2 ore, ma mezz'oretta fa. Bus nulla? No, niente bus. Anch'io qua niente bus. Luci? 3. Buono. Me ne è venuto dietro il mio bello, ma non me volevo mangiare. Quello era bello, ci voleva un 4-5 kg, forse anche di più. Sempre uguale, jig? Jig. E i piccinini ho preso una spinner. Ma non c'è verso di prendere un pesce con un'altra esca? Ho preso una spinner, ma piccolo. Roba da 1,5 kg. Sì, ma quelli che ho preso io erano tutti di quella taglia lì, eh. Centro del lago, ho buttato una boa su una secca di sassi, e l'ho buttata perché mi è venuto dietro un luccio veramente grosso, dietro al crank, e ora ci avevo creduto che era lui, invece era un pesce da 1 kg. E vabbè, ci sono anche loro. Oh, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho. Un po' meglio, eh. O meglio, ho sciotto un po' meglio, eh? Diamogli la via, dai.
portava via l'ultimo left aid. Accidente all'ova. Tranquillo, Ciccio. C'è un po' la libertà. Sette. Chiamato da Vincenzo, mi sembrava contento, a me devo essere sincero, mi sembrava depresso, dice torno nell'angolino come se avesse, se non avesse nulla di meglio, secondo me ci ha visto perché basso e grosso, non è riuscito a pigliarlo e ha fatto l'indifferente, ora piano piano mi avvicino anch'io così si vede, secondo me un è vero, non ha preso nulla, vediamo. Franco, ehi, come va? Di qua. Sì, è bello Dio Bono. Lì alla cosa, agli alberoni? Gli alberoni, ora. Grande Vince. Perso il mostro, porca di porca che pesce ho perso, no. Era un basso sicuro 100%. Vai! Spettacolo! Che pesce! Ci ho insistito tanto! Dove cavolo eri? Tutti i giorni che ti cerco! L'ho visto questo pesce un paio di volte girellare vicino a quell'albero e ho provato a jig e non c'è stato versi. Me l'ha seguito il jig un paio di versi, però non affondava, sicché allora ho deciso di mettere la testina piombata, cioè con la testina piombata con l'R Snake, e al secondo lancio l'ha mangiato. È bello, è pescione, pesiamolo. Un chilo 8,20. Alla fine è arrivato, a fine serata, incredibile, mamma mia, via, rilasciamolo, dai. Hai preso il bus, ti sei sentito da Novoli. Allora amici di Italian Fishing TV, siamo arrivati alla fine di questa sfida tra me e Franco.
Franco, via, dici un attimino com'è andata, dai, dici un po' com'è andata. Dai. Oggi è la doppia sfida, una è il Luccio e una è il Bass. Basse pochi, Lucce piccoli. Però alla fine ci siamo divertiti perché una ventina di pesci in totale. Sì, sono insomma, non è fuori. Che in tutta Italia si riesce a fare quantità di pesci così in una giornata. Logicamente con l'alta pressione, lucci grandi non è che hanno tanta attività e infatti non li abbiamo trovati. Ci siamo divertiti. Sì, sì. Quindi sì. Ci toccherà rimandare la doppia sfida per avere un vincitore a... Prossimo anno. Oh, ciao a tutti amici. Comunque complimenti, perché quando tu mi hai detto di Luccio, io ci ho creduto. Infatti gli ho detto a Gianluca, il cameraman, guarda, oh, ha fatto un bel Luccio, meno male, guarda, un Luccio di 10 kg ci vuole un filmato Frank, spettacolare. Tu lo sai quando mi ci metto mi riesce, no? No, ma te la voce proprio giusta, capito? Cioè, il maestro lo buca anche buono. Entusiasta, capito? Vabbè, sicché il big Luccio tu l'ha fatto te, anzi, non l'ha fatto due. Sì. Andiamo, dai. Vai, si inizia a posto.